super mega potenti, all'avanguardia, ultra tecnologiche, esteticamente futuristiche, ultra evolutive, super califragilistiche spiralitose, con mille funzioni, con mille funzioni. Con mille funzioni. Ecco ragazzi, io mi soffermerei su questa frase: mille funzioni. È vero, PlayStation 4 e Xbox One ovviamente hanno funzioni innovative. Ovviamente siamo nel 2014 ormai e dunque devono spingere al massimo i propri hardware. Quello che non capisco ragazzi sono quelle funzioni che c'erano sulle vecchie console, cioè Xbox 360 e PlayStation 3, e che su queste nuove console sono sparite. Questo video ragazzi volevo farlo appena uscita le console, cioè dopo pochi giorni dall'uscita delle console sul mercato. Io le ho provate a lungo, sia PlayStation 4 che Xbox One, e mi sono accorto che hanno delle mancanze veramente assurde. Ovviamente parlo di una cosa molto stupida, che magari tanti di voi non hanno mai usato, non hanno mai provato o non se ne sono nemmeno accorti. Sto parlando della condivisione della lettura dei file. Ricordo che su Xbox 360 e PlayStation 3 potevi collegare direttamente la console al computer. Praticamente tutti i file video, audio e immagini che avevi sul computer, condivisi ovviamente con la console, venivano trasferiti magicamente in streaming, ovviamente, all'interno della console. Dunque io cosa potevo fare? Potevo mettere sul computer, in una cartella appunto condivisa, tutte le mie puntate degli anime, dei film, tutta la mia musica preferita, tutte le immagini che avevo scattato, così da poterle vedere tranquillamente in camera mia con lo schermone gigante e seduto o sdraiato sul divano. Oppure chi non riusciva a condividere i file, bastava metterli sulla chiavetta, su 360 se non ricordo male bastava inserirli nella home della chiavetta, diciamo, mentre su PlayStation 3 dovevi creare delle cartelle con sottocartelle per poter far leggere appunto i file direttamente sulla console. Questa cosa, sia la prima che la seconda, è stata completamente eliminata nelle nuove console. Perché? Cioè, perché? Ma non è ovviamente l'unica mancanza, tanti utenti si sono lamentati di mancanze ben più gravi. E i capoccioni Microsoft e Sony hanno risposto: col passare del tempo le nuove console si evolveranno a bestia, proponendo delle cose assolutamente fantastiche e rendendo il mondo del gaming una figata assurda. Dunque vedrete tra un paio di anni, secoli e millenni, la vostra dashboard di Xbox One e PlayStation 4 evolversi in maniera paurosa. Però adesso, brutte teste di cazzo, sarete indietro anni luce rispetto a Xbox 360 e PlayStation 3. E vai. Io onestamente non ho parole. Ok, la next generation è appena cominciata e si evolverà fino alle stelle facendo volare le console. Ma quello che mi sta più sul cazzo è: perché non partire dalle basi, e faccio così con le mani, dalle basi delle vecchie console per evolversi? No, invece siamo tornati praticamente indietro addirittura. Ok, sulle nuove console c'è grafica da urlo, stronzate assurde, benissimo, va bene, visto che sono nuove console pagate 700 miliardi di euro, e ci sta alla grande. Però, cari capoccioni di PlayStation 4 e Xbox One, non potevate semplicemente farle partire dal livello attuale, cioè Xbox 360 e PlayStation 3, che sono evolute veramente tantissimo in questi ultimi anni? Ma no, togliamo funzioni che prima erano importanti e aggiungiamoci invece stronzate assurde, come i feed. Ecco ragazzi, molti di voi sicuramente ameranno questi feed nelle nuove console, ma onestamente, a che cazzo servono? Personalmente, quando accendo una console, io la uso o per guardare film, o per navigare nella dashboard e cercare giochi, DLC, temi e stronzate assurde nel marketplace, o semplicemente per giocare. Non mi metto lì a guardare i feed delle altre persone, a cosa stanno giocando, che obiettivi hanno sbloccato, quando si lavano il culo. Dunque ragazzi, secondo me, secondo il mio parere, hanno aggiunto funzioni stupide e hanno tolto funzioni importanti. Ragazzi, fatemi sapere la vostra su questo argomento, su queste nuove funzioni aggiunte, sulle funzioni tolte. Fatemi sapere anche se all'epoca su Xbox 360 e PlayStation 3 usavate la condivisione dei file, o comunque sia semplicemente la chiavetta per guardare i vostri anime preferiti come faccio io su console. Ovviamente, fortunatamente ragazzi, le nuove televisioni supportano tutti i tipi di chiavetta USB, hard disk, USB, eccetera eccetera. Dunque adesso ho risolto il problema. Però sta cosa mi sta sul cazzo. Dunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti la vostra e che dire. Al prossimo in live. Sarete indietro anni
Bababum bababum. Minchia. Minchia. L'evoluzione delle console. Bababum bababum. Mettiamoci a fuoco. Mettiamoci a fuoco. Non va proprio sto fuoco. Ecco che va. Ecco che va. Bababum bababum. Quanto è inutile far neticare. Di stare bene quando inverno a te. Tieni le tue mani grandi, abbracci e mi ripeti che son grande, che rivivo in tante cose. Libri, autofogli di giornale, tanto meno a te. Ti permetto di sognare. Bababum bababum. Le nuove. Oh, ah. Bababum bababum. Kawabanga ragazzi e benvenuti.